E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Silent Hill 4. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché questa serie prosegua. Ho visto ragazzi che anche lo scorso episodio ha superato i 100 like, io ve ne sono veramente grata ragazzi, perché così veramente mi fate capire che volete continuare a guardare questa serie. Per cui vediamo di raggiungerne 70 anche questa volta, se ci riusciamo. E quindi eccoci qua di ritorno. Dopo che la volta scorsa, ragazzi, purtroppo abbiamo assistito ad un dramma assoluto, il dramma della morte di Zizza, e a quanto pare abbiamo lasciato la metropolitana, per cui eravamo ritornati ovviamente a casa per salvare la partita. Non sembrerebbe esserci nulla di nuovo, almeno così sembra, per cui io proporrei di tornare nel buco. Anche se non è che la cosa mi invogli molto, come sempre. E eravamo arrivati, ragazzi, in una sorta di bosco. Non so se si può definire bosco, foresta o in che modo comunque. E infatti eccoci qua. Siamo tornati da Harry. Qui intorno, ragazzi, non c'era nulla di particolare. Abbiamo trovato soltanto questa porta. Infatti potevo girare direttamente da qui, ma vabbè. Io mi devo sempre complicare la vita. Dove c'è scritto a caratteri cubitali non entrare. Ma siccome noi Harry siamo assolutamente dei trasgri, e che seppure è quello che potremmo trovare all'interno, ve lo dico, entriamo. Vai! L'atmosfera, direi. Ok, mi devo ricordare sempre, ragazzi, come si equipaggiano le cose. E tra l'altro dovrei ricordarmi come si mira. Ok. Ho premuto per sbaglio, ragazzi, il tasto per mettere in pausa. Ma che cazzo è? Oh mio Dio. Ah! Oh merda! Oh merda! Oh merda! Oh merda, proviamo a usare la mazzara golf stavolta. Oh! Oh! Oh Gesù! Oh che schifo, che schifo, che schifo! Ma quanti sono? Quanti sono? Ma che sono? Oh Madonna Gesù! Ah, le devo schiacciare probabilmente, ragazzi, quando sono a terra o no? Queste le sono. Via, via, via! Ah! Brutta schifezza! Schiacciale, Henry, schiacciale, schiacciale e via! Madonna! Lurido essere! Ok. Cioè, dalle ali che sembrano avere, ragazzi, sembrano pipistrelli, ma dal rumore che fanno ricordano tanto tipo delle api, delle vespe o non so che. Fatto sta che qua ci sono dei colpi. Li prendiamo. Io mi sono tenuta, ragazzi, il gettone della metropolitana. Probabilmente ho fatto una cagata perché non credo che ci serviranno più. E volevo vedere se potevo salire qua. Però a quanto pare non si può. Per cui scendiamo dopo aver fatto questa incredibile mattanza di robe, di cose non identificabili. Oh, ancora! Vabbè! No, si è rotta la mazza! Accipicchia, quindi questo lo rende inutilizzabile, no? Non lo so. Qua è ovviamente da dove siamo scesi, per cui mi sa che non ci resta che entrare, ragazzi, in questa porta. Vediamo. Madonna, questa atmosfera si fa sempre più pressante, è la mia immaginazione. Vabbè. Ah, non posso usarlo. Ah, non posso usarlo. Non posso usarlo. Muovite, 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 cazzo, Harry. Muovite! Ammazzala! Oh, ok, ammazziamo prima queste, va! Che già sono per terra, almeno. E mori! Madonna Gesù! Toh! Vabbè, ancora. Vabbè, ma allora lo fate apposta, ve la cercate proprio! Non vedete che c'ho il mio incredibile bastone di ferro qua? Pronto per spiaccicarvi? Le ho spiaccicate tutte? Mi sa di sì, erano tre, però. Ne ho pestate solo due, ma. Ok, allora qua non c'è niente. Questo liquido
Puzza così tanto da farmi girare la testa. Ah, che schifo, ma perché ti devono sempre instillare in testa l'idea del puzzo? L'idea che quella cosa puzzi di putrido, di marcio, da, mi sono venute le lacrime agli occhi all'idea di respirare sta puzza, pensate un po'. Allora, qua c'è un cancello, di qua non c'è niente, ok, è sempre meglio comunque vedere, e qua non c'è niente, per cui mi sa che l'unica cosa che dobbiamo fare, ragazzi, è entrare qui. Oh shit. Oh shit. Ok, primi accenni di esseri umani dopo aver visto Zizza. Un'auto. Brondo? Il motore è ancora acceso e la porta del conducente è aperta. Ok, possiamo usarla tipo per scappare e andarcene alle Hawaii. È fermo e con il pedale del freno inserito. Sono diversi oggetti sparsi sul sedile. Tra i rifiuti c'è un ritaglio di carta con qualcosa scritto sopra. Allora, io ragazzi, già il codice che era scritto sulla zizza di zizza me lo sono scordato, eh. È da un po' che sono venuto qui a Silent Hill. Forse questa volta incontrerò il diavolo. Ma ogni volta che vengo in un posto da sballo come Silent Hill, mi viene molta sete. Jasper Singh. Là dentro c'è anche un blocco promemoria. Ok, vediamo sta cosa sfocatissima. Non so cosa intendesse quel ficcanaso quando ha detto: la sua dimora è l'orfanotrofio al centro, il lago è a nord-ovest, dunque il contrario è sud-est. Il ficcanaso ha detto un'altra cosa che non ho capito. Se porti la chiave di sotterrata, non puoi tornare. Riponila da qualche parte prima di tornare lì. What? What the hell? What the fuck? La sua dimora è l'orfanotrofio al centro. La dimora di chi? Al centro. Il lago è a nord-ovest. Il nord-ovest di regola è così, verso sinistra, comunque in alto a sinistra. Il contrario è sud-est, quindi in basso a destra. Poi ha detto un'altra cosa, non ho capito. Se porti la chiave di sotterrata, non puoi tornare. Riponila da qualche parte prima di tornare lì. Comunque, visto che Harry si è tenuto questo ritaglio, probabilmente qualcosa significherà. Per cui, per fortuna che ce l'abbiamo, così appunto lo teniamo come promemoria. Perché qualcosa dovrà più significare, ragazzi, se l'abbiamo trovato, no? Per cui andiamo. Apriamo anche questo cancello. Salve! Salve signore, guardi che sono armata, non ho paura di usarlo. Ci parliamo? Ci possiamo parlare? E anche tu sei venuta a investigare questa roccia? There was another guy here before, a real nosy guy. But I was the one who found the stone first. In passato gli indigeni del luogo la chiamavano Natiohonan. Nakehona. Nakehona. Lo They used usavano per una a cerimonia, ceremony per parlare con for i loro talking with their defunti dead ancestors. antenati. And now E adesso those anche guys quei are tizi la using it stanno too. usando, la chiamano roccia Call it the madre. Mother Stone. What? They're just Sono up lì più ahead in avanti, that in quello weird strano building. edificio. Operating Stanno some kind celebrando of uno strano crazy culto religioso. Oh religious my cult. god, alla larga da me, eh! Used Un tempo raccoglievano a couple of orfani per orphans fargli delle cose. and did things Wow, to them. yuhuuu! Fantastico! Kinda Da farti venire i gives you the brividi, eh! chills, huh? Questa This stone. roccia! Sì. Ok, ha finito così. Finito così questa roccia. Ok, ragazzi, c'è un tipo. Quindi a quanto pare ci sono altre persone in questo mondo. Non siamo soli. E Zizza non era la sola. Un tizio balbuziente, tra l'altro, però questo credo sia un dettaglio di poco conto. O magari anche no.
che sta badando a questa sorta di roccia gigantesca e dice che la usavano. Questa roccia fa un po' impressione. Una cerimonia per parlare con i morti. Sì, zio, sì, sì. Ho capito. E quindi facevano una sorta di cerimonia per parlare coi defunti. Però, boh, cioè a noi che ce frega effettivamente. Comunque, allora, qua c'è un cancello. Lì è da dove siamo venuti. E qua si può entrare? No, qua c'è una roccia. Ok, dice che lo stanno facendo in uno strano edificio. Stanno facendo una sorta di rito religioso in uno strano edificio. Ci mancava pure una sorta resetta, ragazzi. È quello che ci mancava. Entriamo. What the fuck? Che cazzo è? Oh, shit. Oh, merda. Ah, sono gli stessi cani di prima. Ma sono ancora cani. Sì, sono i cani di prima. No. Sta alla larga da me, bestiaccia. Ah, zitto. Non hai il diritto di replicare. Accipicchia. E si lamenta pure prima che lo schiacci. Ma pensa te. Stiamo alla larga, State alla larga. Ragazzi, guardate che Vi picchio male, pure a te, pure, ne ho pure per te. Però, muoviti a morire, cazzo. Madonna è casino, Gesù. Sta giù. Oh, zitto. Ok. Sono tornate delle nostre vecchie conoscenze, a quanto pare. Per cui, allora, guardiamoci un po' intorno. Qua sembrerebbe non esserci nulla. Qua c'è una bella chiazza di schifo piazzata proprio per invogliarci a entrare. Che sono queste cose appese? Che c'è lì dentro? Oh my god! Ah! Era pensato apposta che cadesse prima che noi ci passassimo dentro? Probabilmente sì. Va bene, era una sorta di trappola per scemi. E io ci stavo per passare. Giustamente, se già c'era lo schifo lì, doveva essere una sorta di... un altro pozzo. È troppo buio per vedere. Non so manco se ci tengo a vedere. Oh my god, che so ste cose, no, eh. No, mi fanno... stanno già a fa impressione. Qualcosa mi dice che quelle cose prima o poi si muoveranno. Anche se mi auguro di no, sinceramente. Continuiamo. Ancora. Ah, raga, vi siete moltiplicati troppo in fretta però, Lasciate che ve lo dica. Sta giù. Questi credo, ragazzi, siano i nemici più stupidi che io abbia mai incontrato nella mia storia da gamer. Sta giù. Cioè che prima di attaccarti stanno lì in giro a passeggiare mezz'ora. Vabbè, oh, A me va benissimo, cioè, a me non mi crea nessun tipo di problema ammazzarli all'istante, anzi. Comunque, allora. Oh no, le vespe, no! Oh, via! Che schifo! Ma a me non mi sembrano insetti, ragazzi, sembrano pipistrelli. A parte che sto verso che fanno alla fine quando li colpisci sembra il verso tipo di un roditore, comunque. Non di un insetto. Quindi che cos'è? Una mutazione genetica? Sta giù! A me sembra un pipistrello, comunque. Sì, c'ha proprio le fattezze di un pipistrello. E ora le zampine pure. Però non so perché gli hanno messo il suono de una vespa, una sorta di insetto. Vabbè, cosa dice qui? Silent Hill Smile Support Society Wish House. Questo è l'orfanotrofio gestito dal culto. Che c'entrava? Vabbè, allora, qua intorno comunque sembrerebbe non esserci altro, per cui credo che il nostro percorso obbligato sia questo. Ok, Wish House, sì, l'orfanotrofio. Entriamo. Oh, shit. Ok, ragazzi, c'è un bucio regulo. Però guardiamoci intorno. Allora, a parte i disegnini, voglio guardarmi intorno. Allora, qua c'è una porta. E ok, qua al centro c'è una porta anche. Qua c'è il bucio del culo. E se non sbaglio credo di aver visto anche un'altra porta qua in fondo. Infatti
Sì, infatti. Ci sono tre porte, ragazzi. Allora, visto che abbiamo il bucio reculo, io direi di approfittare di entrare, tornare a casa, lasciare le monete della metro nella cassa, perché suppongo proprio che non ci serviranno più, quindi ci occupano uno spazio nell'inventario, così alla cazzo dei cane. E andiamo alla cassa e palloncino sgonfio. Qua non credo ci sia qualcosa di nuovo, sembrerebbe di no. Ok. Smogliamoci anche queste. Ricordiamoci che qui abbiamo appunto le monete, il latte al cioccolato e questa cosiddetta placca della sensazione, della tentazione a cipicchia. Ok, andiamo via. Rientriamo nel meraviglioso bucio profondissimo reculo. E io direi di andare in ordine, nel senso, visto che la porta a sinistra lì è la più vicina da dove siamo arrivati, direi di cominciare così, cioè di andare per ordine. Quindi incominciare da questa, poi andare a quella al centro e poi andare a quella ancora più a destra. Vediamo sempre se si possono aprire. Ok. Oh Gesù, è un'altra volta. Zio, però vieni, avvicinate, non mi fa faticare troppo, eh. E che diamine. E un altro colpetto. Ok. Vabbè. Giù. Giù. Schiaccialo. Schiaccialo. Oddio. 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 Che è quell'altro coso? Oddio. Che è quest'altro coso? Che è quell'altro coso? Aia, la concia tua madre. Sta giù, bestiaccia malefica. Sta giù pure te. Giù. Mori. Quello così rialza. Oh, e meno male che avevo appena detto che eravate più stupidi. Vi siete offesi, eh? Ma avete sentito che è quell'altro rantolo? Che è quell'altro rantolo? L'ho sentito. Ok, calma. Calma. Erano solo bestiacce pulciose. E qua che c'è? Che è sta cosa qua? Quest'albero ricoperto di sangue e merda. Cos'è? Questi alberi sono strani, ragazzi. Sono ricoperti di bende e di sangue. Comunque, a parte pure sti pali che spuntano dal terreno in maniera insanguinata e violentissima, direi che non c'è niente da analizzare. Infatti Harry, ragazzi, sembrerebbe non interagire manco con questi alberi. Cioè, almeno fa una considerazione, no? Dico io. Cioè, di ma che cazzo sta succedendo qui? Invece manco quello. Va bene, Harry. Come dici te, Harry? D'accordissimo, Harry. Andiamo avanti. Oh shit. Oh shit. Che c'è qui dentro? E là? C'è nessuno? Sembrerebbe di no. Ok, anche se la coda mi puzza tantissimo, è merda. D'accordo. Continuiamo ad andare avanti. Anche se la cosa non è, mi entusiasma molto, però. Che era? Che era? Non riesco a leggere. Che cosa cazzo è che dovresti leggere, Harry? Non hai sentito quel lamento? Quel gemito di dolore e di agonia? C'è sta una scritta in ostrogoto sopra st'albero. Aiuto. Non c'è una ceppa. Cioè, fino adesso abbiamo, ragazzi, attraversato tipo tre aree e non c'è una. Perché ha cambiato inquadratura? Un braccio che sbuca dal suolo. Oh, grazie al cielo, è solo la radice di un albero. Sei sicuro che sia solo la radice di un albero? Perché sembrano proprio delle mani. Oh mio Dio. Qualcuno è rimasto incastrato lì sotto. Oh mio Dio. Che è un bucio di culo. Altre scritte in ostrogoto. Qui c'è una strana scritta. Qui non riesco a leggere. Harry, sei totalmente inutile. A cipicchia. Oh, qui c'è un altro pozzo. Tra l'altro. E qui c'è un bucio di culo. Ma perché? Perché? Un'altra strana scritta. Cioè, sono ricoperti di strane scritte e non sappiamo decifrarne manco mezza. Tornerò, ragazzi, rapidamente a casa per salvare. Ok. Perfetto. Qui sembrerebbe comunque essere finita la strada, ragazzi. Non possiamo procedere, effettivamente. Quindi, se non c'è altro da fare, abbiamo provato a interagire con gli alberi, con le scritte, non possiamo fare niente, probabilmente non ci resta che tornare indietro. Probabilmente o ci si potrà tornare più tardi per qualche motivo, perché magari c'è ancora qualcosa che dobbiamo trovare, perché ricordiamoci, ragazzi, che ci sono altre due porte comunque in cui entrare, quindi magari sono collegate fra di loro in qualche modo, potrebbe anche essere. Per cui, allora, qua c'è un cancello, tra l'altro, però
Io direi, ragazzi, di restare sulla scia delle porte, visto che già... Oddio, anche se entra in questo edificio... Oddio, Gesù, non mi ispira molta fiducia, non riesco a leggere. Oddio, ho paura. Ah, è chiusa a chiave. Me la so presa direttamente nel di dietro, in pratica. Pensavo di poterci entrare. Allora, visto che la porta non si apre, ma abbiamo notato che qui c'è un cancello, direi di provare ad andare al cancello. Continuano ad esserci scritte da tutte le parti. Ok, qua c'è del sangue, per cui non credo ci sia molto da fidarsi dopo quello a cui abbiamo assistito poco fa. Per un attimo, ragazzi, ho creduto che fosse qui in casa, ve lo giuro. È stato fatto talmente bene quell'effetto sonoro che ho creduto che fosse qui in casa, ma ha preso un colpo. Credevo che Rodrigo fosse impazzito per qualche strano motivo. Cagnacci, cagnolini, non c'è niente, andiamo avanti. Procedemus. Minchia, vi odio quando fate così. Cos'è in mano? Cos'è in mano, zio? Cos'è in mano, zio? Stammi alla larga, accidenti! Via! Ma io non so se a questo gli faccio qualcosa, sinceramente, ragazzi, eh. Non credo che si possa ammazzare comunque, essendo una sorta di spirito, va bene. Addio! Io non passo di certo dove c'è sta sangue per terra, non posso essere così deficiente, no? C'è sta un bucio di culo pure qua. Ma che cazzo è? Oh! Oh! La dovete smettere! Comincio ad averne abbastanza di tutte ste cazzate. E che diamine. È inutile, credo, ragazzi, entrare nel bucio recu. Shit. Oh shit. Ok, siamo in game. Oh shit. Ciao bel bambino pompino. Hey, little boy. What are you doing here? Oh, ciao. Finally, the third revelation. Something's gonna happen. That nosy guy that was here, he said it too. Something big's gonna happen. Finally, it's gonna happen! Mi hai fatto scappare il bimbo da bubba. Tu sei un maledetto, maledetto pazzo. Il bambino è andato via. Non so se era più inquietante il bambino o tutto il resto del gioco. Sinceramente non lo so. Ok, allora, il luogo speciale che ci mancava. Il cimitero. Che devo fare? Devo analizzare tutte, mo, le lapidi. Se la tomba di qualcuno appartenente a quel gruppo religioso di Silent Hill. Ammazza. Saranno tutte così. E comunque qua c'è un cancello, ma non credo che sia un cancello che possiamo aprire noi a mano così a prima vista, eh. Comunque, qua c'è una tomba aperta, non riesco a leggere. Oh, merda. Allora, c'è una tomba aperta, una bara aperta con scritto 11121. Perché ci danno sti numeri se poi non possiamo usarli in alcun modo? Comunque, allora, qua c'è una porta, però direi prima di dare un'occhiata qui. Allora, comunque immaginavo sto cancello, ragazzi, con sto cancello non ci possiamo fare niente. Per cui vediamo qui se possiamo aprire sta porta. Che tra l'altro sto simbolo sembra proprio quello del bucio di culo. Chiuso a chiave all'esterno, non riesco ad aprire. Ok, quindi qua non c'è nient'altro che possiamo fare. Abbiamo letto un numero su una bara. Ok, non c'è modo di poter proseguire, ragazzi. Non ci resta che tornare indietro, entrare, ragazzi, in quell'altra porta a destra, sempre che si possa aprire. Io mi auguro di sì, perché fino ad ora materialmente non abbiamo potuto fare niente, effettivamente. Quindi ci abbiamo soltanto esplorato delle zone. Qua c'è comunque un bucio di culo, ovviamente, sì. Quindi in caso di necessità possiamo tornare indietro. E che in ogni ambiente, ragazzi, ne hanno messo uno, quasi. Eccoli là. Eccola. Ma questo è più grosso, però, degli altri cani. Sì, infatti mi sa, ci vogliono più di tre colpi per atterrarlo, sto stronzo. Ok, ne sono bastati tre. Sì, Harry, però muovite. Ok, l'animazione è abbastanza schifosa, ma nel vero senso della parola. Ma non perché fa schifo appena l'animazione, ma perché fa senso, capite? Oh shit,
Oh shit, pure i pipi vespe qua, ma che è? Oh! Casino assoluto! No, schiaccia questo che è più importante, ecco, almeno questi li atterri con... Mi fanno senso, ragazzi, pure sti cosi. Ma con che coraggio Harry schiaccia, ragazzi, cioè che schifo. Immaginate a schiacciare una di ste cose. Ok. Il solito pozzo in cui non possiamo assolutamente vedere. E forse è meglio così. Ok, entriamo. Tanto noi entriamo dappertutto, no? Minchia che silenzio. Passare dal casino della foresta al silenzio più assoluto de che cos'è? Una sorta di miniera. Ok, non promette niente di buono, eh? Ma proprio niente, niente di buono. Questo cos'è? Che cosa ci fa qui? Oh shit! Eccoli là! Non mi date manco il tempo di arrivare! Di guardarmi intorno! Maledizione! Ok, schiacciali! Schiaccialo, Jafar, schiaccialo! Vabbè! Ma che è giustamente dentro una miniera, ragazzi, dentro una grotta, come in Pokémon, per esempio, è strapieno di Zubat. Ecco qua, anche se qua sono geneticamente modificati. A posto. Posso esplorare meglio adesso? Volete ancora rompermi le palle? In che cosa saranno serviti questi tubi? Harry, perché farsi domande sull'universo se non sappiamo rispondere? Che ci facevano con questo? C'entra qualcosa quel culto? Ma qua ci stanno due piedi! La cosa mi ha lasciato assolutamente pietrificata. Perché sbucano due piedi dal soffitto? Ok. Diciamo pure di sì... Perché non ci resta che dire di sì. Non riesco a leggere, Harry, non riesce a fare un cazzo. Mo scusa, Lago Toluca. Ok, bellissimo, meraviglioso. Ma c'è qualcosa che possiamo fare? C'è un bucio di culo. Qua cosa c'è? Manca la parte superiore del corpo. Che sia una dea o qualcosa di simile? Qua? Oh shit. Qui c'è un'altra strana scritta. Che non possiamo ovviamente decifrare, figuriamoci. Dall'altra parte invece c'è qualcosa, ragazzi, c'è qualcosa che possiamo raccogliere, qualcosa che possiamo fare. C'è qualcosa qui per terra, ecco, raccogliamolo. La valigetta pronto soccorso, ottimo, direi di sì. Qua c'è un'altra strana scritta, non riesco a leggere, ok. Va bene, allora, qua non c'è niente, qua possiamo uscire. Ah no, pensavo fosse un cancelletto, vi giuro. Questo... è quel lago di Silent Hill, il lago Toluca. È da un po' che non vedo quel posto. Ci andai qualche anno addietro, c'era una fotografia del lago nel mio appartamento. Quindi è chiarissimo, che diceva è bellissimo, ma anche un po' triste. Beh, con questa atmosfera direi che è più terrificante, caro Henry, direi. Quindi siamo a Silent Hill. E questo che deduco, no? Parlano tutti di Silent Hill. Comunque qua c'è un bucio di culo. E io direi la mazza, ragazzi, forse di andarla a lasciare. No, l'ho usato. Cazzo. Ho premuto di nuovo per sbaglio triangolo e me l'ho usato. Ditemi voi, ragazzi, se si può essere più deficienti. Comunque stavo dicendo che mi sono dimenticata di lasciare la mazza rotta nella cassa. Perché tanto se non la possiamo usare, che cavolo ce la teniamo a fare ad occupare uno spazio nell'inventario. Quanto mi sto odiando, ragazzi, per aver usato il pronto soccorso, ve lo giuro. Io mi chiedo, ragazzi, se sti altri oggetti ci serviranno in qualche altra occasione, perché li abbiamo smollati qui. Comunque, a parte sprecare il kit di pronto soccorso, ragazzi, qua non si può fare niente. Niente di niente. Per cui o dobbiamo provare a tornare indietro. Quindi o mi è sfuggito qualcosa dietro. Tizio pazzo di prima, ragazzi, chissà dove sarà andato. Mi chiedo se è ancora qui. Vediamo, magari ci dice qualche altra cosa. Dopo che ha visto il marmocchio, dopo che ha visto il bibbo della bubba, magari ci dice qualche altra cosa. No, non c'è. Cazzo, non c'è. Ero convinta, ragazzi, vi giuro, che fosse ancora qui. Do cazzo è andato? One eternity later. Oh! Madonna santa, perché si è messo qua sto stronzo? Mi ha fatto prendere un colpo. Bene, che c'è? Devo parlare con te? Chiusa a chiave. Sì, voglio parlare con lui però. The door won't open. Ma dai. Davvero? E chi l'avrebbe mai detto? Nosy guy gave me something really good. Cioè? Eccala. Che vuoi che ti dia? Calcio in culo?
Che vuoi? Really thirsty. I'm so, so thirsty. Oh, chocolate. Oh, chocolate. Fermi tutti. Fermi tutti. Io ho del latte al cioccolato a casa. Che ci ricordiamo, mi aveva fatto strano non aver potuto utilizzare con Harry. Per cui questo stronzetto mi ha detto di avere qualcosa. Che il ficcanaso gli ha dato qualcosa. A questo punto mi sto chiedendo se non sia lui il ficcanaso, perché sul biglietto c'era scritto che al ficcanaso viene molta sete quando viene qua. Quindi vabbè, questo un pochettino mi puzza, però adesso non è la cosa che ci interessa principalmente. Quello che ci interessa è vedere se effettivamente possiamo dare il nostro latte al cioccolato a questo genio, per vedere cosa ci dà, cosa ci dà in cambio. Se fosse una trollata lo picchierei a sangue, ragazzi, ve lo giuro. Dov'è il mio latte al cioccolato? Ok, eccolo qua. Perfetto. Andiamo a darglielo immediatamente, proprio nell'immediato. Visto che ho perso così tanto tempo ad andare in giro, andiamo. Ho perso un sacco di tempo ad andare in giro per capire che cosa dovevo fare. Troppo sì. Mo' devo andare a dare il latte al cioccolato a un balbuziente. Va bene. Ok. Non era un gioco horror. Siamo qui di ritorno. Finalmente vediamo cosa ci dà in cambio. Tizio qua. Tieni, zio. Tieni. Vediamo un po'. Oh man, that was awesome. Awesome. Ma che cazzo? Here, take this. There's something written on it. Scusa? Cioè, io ho fatto il viaggio nel buco del culo del demonio per farmi dare... Che cazzo è? Una paletta? Che è? È una paletta con una scritta insanguinata, tra l'altro, quindi è pure usata. Certo che voglio prenderla. C'è scritto col sangue: di fronte a dove lago e casa si incontrano, dentro la mano aggrappata al suolo. Dentro la mano aggrappata al suolo, ragazzi, un piccolo dettaglio cui prima abbiamo fatto attenzione. Cioè c'era, lui ha detto che era una radice. Una radice che sembrava una mano spuntare dal terreno. Per cui suppongo che dovremo andare ad usarla lì. Io direi di non perdere tempo, ragazzi, sono troppo curiosa, troppo curiosa, troppo curiosa. Andiamo a vedere. Eccola qua. È proprio qui la... Smettetela! Gesù! Fatemi lavorare in pace. Che diamine. Ok, scava Henry, scava a mani nude, con le unghie e con i piedi. Cosa c'è? Cosa c'è? La chiave insanguinata e arrugginita. C'è scritto, sempre col sangue, il possessore... Come fa ad essere scritto sopra una chiave sta frase che è una sferza così? Il possessore di questa chiave vagherà in eterno? What the fuck? Non, sul serio, cioè, cosa volete da me? Cosa volete dalla mia vita? Che significa? Che significa vagherà in eterno? Perché c'era quella nebbia strana? Oh merda. Vabbè, allora ricordiamoci, ragazzi, che la porta dell'orfanotrofio era chiusa a chiave. Però non dimentichiamo il piccolo dettaglio, ragazzi, promemoria di Jasper, che parlava appunto di una chiave. E tra l'altro di una chiave dissotterrata. Se porti la chiave dissotterrata non puoi tornare. Riponila da qualche parte prima di tornare lì. Ma che cazzo vorrà dire? Bravo chi lo capisce. Però suppongo purtroppo che, ragazzi, nebbia o non nebbia, dobbiamo tornare lì.
Ok. È assolutamente terrificante. Non so perché l'atmosfera è diventata così improvvisamente. Ma è lì che dobbiamo tornare. Per cui facciamoci coraggio. E andiamo. Eccimi. Oh. Ma qua non sono appena uscita da qua, scusa. Infatti, mi sta facendo tornare indietro. Ah, mi sta facendo tornare indietro. Ok. Niente, ragazzi, non ci può uscire da qua. Ecco perché diceva, chi ha questa chiave vagherà in eterno. Oh, shit. Oh, merda. Che volete che faccia? Scusatene. Che cazzo dovrei fare io? Ok, però di qua ci ha fatto venire. Oh, merda. Oh, merda. No, 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 no. Vaffanculo, va pure te. Il foglietto diceva la chiave dissotterrata. Si deve riferire per forza a questa chiave. E diceva non puoi tornare. Lascia la chiave da qualche parte prima di tornare. Quindi probabilmente devo lasciarla qui. Ma perché prenderla allora? Non ha senso. Se mi serviva una chiave per aprire la porta dell'orfanotrofio. Boh, è strana come cosa, ragazzi, è strana. Allora, io direi che comunque oggi abbiamo fatto non moltissimo, ma abbastanza, voglio dire. E perché abbiamo esplorato praticamente tutta sta zona qua della foresta. Io la lascerò qua. La lascio qua, ragazzi, nella cassa, perché comunque non ci permette di uscire da quella zona lì se ce l'abbiamo. Quindi allora, io salverò la partita. Sono molto curiosa di vedere effettivamente cosa succederà poi, perché se torniamo a dove era il tipo, comunque all'orfanotrofio, ma la porta era chiusa a chiave, non so come potremmo entrare. Comunque qualcosa probabilmente magari si è modificato, quindi dovremo comunque andare a controllare. Ovviamente, ragazzi, se avete dei suggerimenti, come sempre li aspetto qua sotto in commento, e aspetto tutti i vostri commenti qua sotto. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!